riguarda il discorso rifugio Italia. Bene, ciao Paola, grazie a te di avermi dato ancora l'opportunità di poter parlare ancora di Ucraina in questa trasmissione, naturalmente anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Beh, diciamo che Rifugio Italia, le donazioni continuano ad arrivare, fortunatamente. Abbiamo già messo in piedi un pezzo della recinzione esterna, poi ci siamo dovuti fermare, ci siamo, diciamo, il costruttore si è dovuto fermare. Perché chiaramente qui abbiamo delle temperature abbastanza rigide, il cemento col ghiaccio e col freddo non va molto d'accordo. Adesso stiamo aspettando un attimino di tregua, però a fine settimana sembra che andremo addirittura a meno 25, anche se poi quest'anno fa più caldo, perché siamo intorno ai meno 10, meno 15, l'anno scorso eravamo già intorno ai meno 35. Però siamo un pochino fermi adesso. Intanto continuiamo a accumulare le donazioni che vengono messe in una cassettina di sicurezza, in una banca, così poi quando sarà il momento di riprendere, che il tempo ce lo permetterà, potranno andare avanti, perché noi abbiamo un accordo praticamente col costruttore, man mano che arriveranno le donazioni, noi potremmo, lui costruirà in base alle cifre che dirò io. Però mi hanno proposto un altro terreno in un'altra parte di Kiev. Che andrò a vedere, mi hanno proposto un altro terreno ancora da comprare, quindi non è detto che magari se va bene Rifugio Italia 1 potremmo fare anche Rifugio Italia 2, non è detto. Tanto qui più creature riusciremo a mettere dentro nei rifugi quelle che sono rimaste e più riusciremo a toglierle dalla strada e soprattutto dalle grinfie dei doganter o di questi killer di animali. Mi piace questo ottimismo con cui stai sviluppando il discorso Rifugio Italia 1 e seguenti. Altre novità di rilievo di cui vogliamo, diciamo, espandere la voce, che vogliamo far conoscere ai nostri radioascoltatori? Allora, novità ce ne sono, anche buone. Quando durante Euro 2012 mi chiedevano tutti quanti cosa succederà dopo Euro 2012, chiaramente io dicevo che mi spaventava più il dopo Euro 2012 che il durante, perché il durante riuscivo a controllare, il dopo no, perché sapevo che sarebbero spariti tutti. Adesso mi ha contattato la redazione di Licia Colò e mi hanno invitato il 10 febbraio alla trasmissione alle falde del Kilimangiaro, dove praticamente parlerò di me, parlerò della mia storia, di animali, di animalismo e racconterò un po' di cose che sono successe e che succedono ancora in Ucraina. Dopo il 10, quindi sarò da Licia Colò, il 6 e 7 di febbraio invece sarò a Kharkov, qui in Ucraina, dove è stata vinta una battaglia per farmi partecipare a una conferenza e per una mostra fotografica di mie foto contro il sindaco di Kharkov che non mi vuole assolutamente. Sembra che finalmente abbiano vinto gli animalisti e sembra che farò questa 2 giorni a Kharkov che mi dedicheranno. Quindi questa è una cosa molto importante fatta in Ucraina. Dopodiché, finito anche il 10, andrò. Ho una conferenza a Firenze, un pranzo organizzato per una raccolta fondi sempre per Rifugio Italia a Firenze, insomma avrò ancora chilometri da fare in giro per l'Italia. Tutto chiaramente per raccogliere fondi per Rifugio Italia e anche per continuare la mia denuncia per quanto è successo durante Euro 2012 e dopo Euro 2012. Quindi hai un'agenda fitta fitta di impegni. Noi restiamo a tua completa disposizione per qualsivoglia informazione tu voglia divulgare, per Grazie. qualsiasi altro tuo messaggio, puoi considerarci tua portavoce tranquillamente. Ti ringrazio. Purtroppo mi sono arrivate anche delle cose tipo truffe, addirittura gente che mi diceva, mi ha scritto che venivano qua una settimana a Kiev perché dovevano vedere tutto il mio lavoro, perché c'è una ricca persona che avrebbe donato 500.000 euro. Per questo progetto, io comunque sono andato a controllare ed è una truffa e quindi non risponderò neanche perché sono andato a vedere chi era questo medico e ho visto che era un medico già segnalato, io non lo sapevo addirittura in Brasile, Ma quindi è più lo trovo vergognoso. su un sito brasiliano. Poi un'altra persona che mi ha usato per scopi politici, praticamente mi ha un po' raggirato, legato a un partito italiano, quindi vabbè.
sono accorto anche di questo e quindi l'ho subito cancellato dalle amicizie. E vabbè, siamo, vedi, purtroppo io sono qui a lottare per delle cose pulite e poi c'è gente poco pulita che cerca di infiltrarsi. Sempre. C'è sempre qualcuno, esatto, che cerca di adoperarsi per i propri scopi. E sai, se non te ne accorgi, poi diventano veramente dei grossi guai. Beh, sì, rischi di perdere tutto il lavoro fatto, rischi di perdere sì, anche perché, la sai, reputazione che ti sei creato. Esatto, perché c'è molta gente che aspetta un mio piccolo passo falso, perché io sto un po' attaccando, tra virgolette, tante persone e da 2 anni, quindi continuerò finché non mi daranno delle risposte, non li daranno a me, anche alla gente, no? Perché sì, sei diventato credo che... una persona, un personaggio scomodo. Sì, perché credo che comunque, ma anche qua in Ucraina, quindi credo che comunque, questa è stata, io parlo dell'Ucraina chiaramente, è stata una pagina un po' negativa dell'animalismo quello che sto dicendo, perché veramente c'è troppa gente che ha detto che doveva fare, non ha fatto niente, si sono fatti tanta pubblicità e metto dentro nel calderone tanta gente, poi sai che comunque... Io quando porto avanti una denuncia, ormai sono 2 anni, vado avanti a testa bassa finché qualcuno comunque non si pilla, deciderà, esatto, finché non si deciderà a rispondermi, non solo a me ma anche alla gente, anche perché sai, quando io ho iniziato questa battaglia 2 anni fa e mi scrivevano, eravamo pochi, adesso abbiamo superato i 58.000 iscritti alla mia pagina e eravamo pochi perché eravamo 1.000 iscritti, mi dicevano guarda che ti vai a scontrare contro delle potenze eccetera, io ho detto solo guarda, io abbasserò la testa e andrò contro i muri, prima o poi i muri si spaccheranno e qualche muro certo. Fortunatamente è spaccato, perché, l'hai abbattuto. Sì, spero che comunque la storia ucraina, io sto portando avanti questo problema perché vorrei veramente che la storia ucraina aprisse gli occhi a tante persone e faccia capire che purtroppo per il business di poche persone vengono calpestati dei valori molto importanti, ma non solo animali, ma anche umani, è il valore più grande della sofferenza proprio. Sì, il valore più importante che viene calpestato è un valore molto semplice che si chiama vita e questa sì. Cosa per me non è giusto. Non è accettabile. Ricordiamo che tu sei tornato da poco in Ucraina perché hai avuto un soggiorno in Italia, sì. Se non ricordo male, 10 giorni. Ci siamo sentiti. Sì. Sì, 10 giorni ho fatto diversi chilometri, ho partecipato a Torino a una manifestazione, e devo dire tantissima gente a Torino è venuta a conoscermi, sono molto contento, perché io sto portando avanti una lettera contro la praticamente contro la UEFA, insomma, per fare sì, chiarezza sì. Su quello che loro hanno fatto, c'era un'altra lettera che era diretta al governo ucraino, perché qui c'era un disegno, volevano far passare un disegno di legge che io ho chiamato ammazza randagi, e praticamente volevano dare il permesso di sparare randagi, gatti e cani in strada, così come se niente fosse. Fortunatamente dopo 3 rinvii siamo riusciti a far bocciare finalmente. Definitivamente, questo. Ho capito. Definitivamente non lo so, però perché mi hanno detto comunque di stare molto attento, perché magari lo riproporranno, però mia, è stato bocciato. C'è un accanimento. Sì, ed è stato, oltretutto, guarda Paola, questa è una cosa allucinante, perché questo progetto di disegno di legge che io, come sempre, documento, quindi io porto in giro le cose, faccio vedere che esistono queste cose, io avevo anche il disegno di legge insieme alla legge ucraina, che la legge ucraina vieta l'uccisione di cani randagi, legge del 2006, e invece questo disegno di legge voleva far uccidere, praticamente i randagi erano stati messi insieme alla selvaggina, questo disegno di legge, e voleva farlo passare il primo ministro, ex primo ministro Azarov, che praticamente durante Euro 2012 diceva no, ma noi bisogna tutelare i randagi, bisogna salvarli, bisogna costruire, perché c'era la pressione diciamo dell'Europa contro queste uccisioni, ed è sì. Quello che poi io dicevo una volta, ed è quello che ho detto anche a Frattini, di continuare a fare pressione, perché nel momento che la pressione è finita, purtroppo è successo questo, che sono morti tantissimi randagi ancora e che volevano far passare delle leggi fatte ad hoc per i dog hunter. Un'altra cosa, se posso dirla in un secondo, prego, è che quando, adesso c'è un'altra notizia qua molto importante, perché quando io mi arrabbiavo tantissimo
con la gente, quando mi parlavano dei diritti umani di Giulia Timoshenko. Addirittura la FGC doveva essere la voce dei cani gatti randagi in Ucraina, poi disse no, noi saremo la voce della Timoshenko per i suoi diritti umani. Bene, la Timoshenko è stata adesso in galera, deve fare 7 anni, e tutti si sono scandalizzati. Comunque lei adesso è accusata di omicidio e di aver fatto uccidere, insieme a un altro ex ministro, una persona insieme alla moglie, Addirittura. perché volevano il loro business. Sì, parliamo di 10 anni fa, volevano il loro business, lui non ha voluto e loro l'hanno fatto ammazzare. Quindi adesso Giulia Timoshenko in Ucraina rischia l'ergastolo. Quindi quando io dico le cose, non è che le dico perché sono cose campate in aria. Quindi, quando tutti mi dicevano, sappiamo che non sei d'accordo, perché bisogna, prima di fare le manifestazioni, bisogna conoscere il problema. Quindi, se non conosci il problema, non puoi fare delle manifestazioni. Io dicevo, piuttosto, non fatele per la Giulia Timoshenko, che è una miliardaria, oltretutto, no? Era una miliardaria la Giulia Timoshenko. Fatele per le persone che muoiono di fame in Ucraina e di freddo in mezzo a una strada, oppure per quei detenuti che in Ucraina non hanno niente e vengono trattati malissimo. Per quelli dovete parlare, non per la Timoshenko. A distanza di un anno, i fatti mi hanno dato ragione, e adesso lei praticamente rischia l'ergastolo. Perché è così, non bisogna fare le cose con superficialità. Quindi il fatto che la FIGC abbia detto noi saremo, poi la Merkel, ti ricordi, anche la Merkel non voleva far venire la nazionale, tutti si sono scandalizzati, e adesso è venuto fuori che lei è una che ha fatto ammazzare della gente. Quindi, Quindi diciamo, non purtroppo la aggiungiamo realtà parole è. perché quello che stai dicendo è orrendo. Sì, è brutto, però io Però lo dico deve anche per essere me, portato a perché conoscenza, certo. La gente certo, deve ma sapere. anche perché sai, io quando dico una cosa ho sempre le prove in mano di quello che Certo. dico, e quando dicevo anche questa cosa qui, di Giulia Timoshenko, dicendo voi non chiedete agli ucraini chi è Giulia Timoshenko, non mi ha mai creduto nessuno, tutti pensavano che io sia uno che parla per niente. Adesso purtroppo è venuta fuori una realtà legata a lei molto, diciamo, terribile. Quindi è questo. Quindi forse facevano bene a essere la voce dei randagi, che almeno sono creature innocenti, e forse avremmo veramente salvato tante vite. Con i se e con i ma Purtroppo. purtroppo non si fa la storia, non si Vabbè. salva le randagi. Ho sentito, ho letto questi sono i tuoi aggiornamenti. Ti volevo aggiornare che per quanto riguarda Montichiari invece il caso a sé dei cagnolini di Green Hill ci sarà una fiaccolata o il 12 o il 16 di Sì, febbraio, se non vado errato, non so se sei stato 16 informato. febbraio. 16 febbraio, l'ho postato Stai anche oggi. seguendo anche tu il discorso dei Beagle salvati? Sì, guarda, io ho molto criticato comunque tanto tempo fa, Mi ricordo, ne avevamo già dicendo che comunque parlato. si andava contro una multinazionale americana, e stiamo vedendo cosa stanno facendo gli americani in Sicilia, che stanno mettendo delle mega antenne, e non gliene frega a loro, non frega niente di quello che dice neanche addirittura il comune di questo paese. Certo. E perché loro sono fatti così, no? No, fanno il cattivo e bel tempo. Quindi io lo dissi tanto tempo fa. Io ho avuto la fortuna a Livorno, dove sono stata a una conferenza bellissima, e a Torino, di abbracciare, di vedere innanzitutto delle persone che sono sotto processo per quanto riguarda i cagnolini di Green Hill, perché sono stati arrestati con i cani mentre scappavano coi cani, e ho avuto modo di abbracciare dei beagle che erano praticamente dentro questo lager, ed è stata un'emozione molto molto grande. Questa è un'altra cosa che vorrei dire: queste persone, che sono anche ragazzi giovani che io ho conosciuto, che sono sotto processo, si stanno pagando, da quello che so io, da quello che mi hanno detto, le spese loro. Addirittura stanno facendo una raccolta fondi. Quindi vorrei che le grosse associazioni italiane, che si sono tanto pubblicizzate con i cani di Green Hill, e anche Maria Vittoria Brambilla, dessero una mano a queste persone, perché loro avranno la fedina penale macchiata. Ma mi sembra che le associazioni, mi sembra che tutti quelli che invece si sono fatti un pochino di pubblicità non si sono neanche sporcati le mani. Quindi date una mano a questi ragazzi, perché veramente già avranno la fedina penale sporca, ma almeno non fateli andare in galera. Grazie Andrea per il tuo Grazie. contributo. Scusami, sai, sono tanti problemi Sì, animalisti, dovremmo parlare per ore, l'abbiamo già detto e tantissime quindi volte.
Fortunatamente quando faccio queste conferenze trovo sempre gente come questi ragazzi che sono sotto processo che mi raccontano tante cose. Io non racconto le cose che dicono, certo, però certo. Credete, hanno veramente bisogno di aiuto perché altrimenti se la passeranno molto molto male e questo non è giusto, perché ci sono persone che invece si sono fatti una grossa pubblicità e loro veramente rischiano di finire in galera. Esatto, perché loro sono stati quelli che hanno agito su campo, che hanno messo a disposizione sì. Le loro vite per salvare le vite dei cagnolini stessi. Ragazzi di 20 anni, sì, parlo anche sì, di ragazzini, sì, di sì. Ragazzine e ragazzi di 20 anni. Quindi io chiederei veramente a queste associazioni, LAV, EMPA, tutti quelli che hanno fatto queste cose, insomma, di supportare in tutto e per tutto questi ragazzi. Sì, no, va bene, avete fatto tanto per i cagnolini, adesso fate qualcosa esatto, per gli umani. Di supportare anche i ragazzi che si sono immolati, certo. E non è giusto che loro facciano una raccolta fondi per potersi difendere in un'aula. Questo è veramente allucinante. Questo è veramente allucinante. No, infatti, questo è abbastanza no. Squalido. Sicuramente daremo voce anche a questo discorso e metteremo in evidenza. Andrea, per adesso un calorosissimo abbraccio e ci risentiamo alla prossima, sempre grazie. Qui su Radio Internet Tutti. Grazie mille. Un abbraccio dalla freddissima Ucraina a tutti. Grazie ciao, Andrea, Paolo. Ciao. Ciao, ciao, ciao.